Eccoci qui per parlare di una nuova palette di Kiko che ho preso io. Non è nuova, non è nuova uscita, però è una nuova palette che ho preso io per questi video, prime impressioni di palette. Allora, questa palette fa parte della collezione Glam Multi Finish e ho preso la numero 606, quella palettina che ho preso io. Questo è il cartonato esterno, questa sarebbe la palettina fatta così, c'è anche la sua plastichina all'interno, si vedono tutte le ditate. È un po', io trovo faticosa ad aprirla, ma non so se sono io. Comunque c'è lo specchio, molto utile. Queste sarebbero le colorazioni di questa palette, questo e questo sono sul luminoso satinato, questo e questo sono più luminosi, questo è molto luminoso e questi tre sono tre colorazioni opache. Vi devo dire che sono molto sorpresa di questa palette positivamente, perché anche se proseguite nel video vi faccio vedere due look realizzati con questa palette, giusto per renderci conto di come funziona, di come performano sugli occhi queste colorazioni, e vi devo dire che ne sono rimasta particolarmente sorpresa, per cui belli i risultati che sono riuscita ad ottenere con questa palettina. Sono molto soddisfatta del risultato, anche i luminosi in questo e anche questo mi hanno molto stupito, perché sono belli, belli luminosi. E questo che l'ho messo qui nell'arcata sopraccigliare danno quel punto sì di luminosità, però non eccessivo, perché di per sé non c'è un colore opaco, panna o beigiolino da fare l'arcata sopraccigliare. Però questo e questo sono degli ottimi sostituti da mettere qui sopra per dare un punto luce qui nell'arcata sopraccigliare. Molto interessante, io l'ho utilizzata così e molto interessante i risultati che sono riuscita ad ottenere. Ok, vi lascio al resto del video così vedete come performano su di me, come io riesco a fare funzionare questa palettina. Come primo colore, questo colore che è chiaro però è luminoso, lo volevo provare sull'arcata sopraccigliare. Potrebbe andare benissimo messo anche qui come punto luce, visto che dagli swatch che mi sono fatta è abbastanza luminoso, però non l'ho provato sull'occhio, è la prima volta che lo provo in questo momento qui sull'occhio, e volevo provare a metterlo qui sopra come punto luminoso dell'arcata sopraccigliare. Vedete che il colore si nota perfettamente. Se piace un po' di luminosità rispetto ai soliti colori opachi, ci può stare. Come piega utilizzo questo qui, colore di transizione. Questo qui è un opaco, un po' fa polvere, dipende da come si passa sopra con il pennello. E questo colore lo appoggio qui e lo sfumo bene, visto che volevo utilizzare un solo colore. Vedete che come colore di transizione secondo me ci sta, perché non è, sì, è scuretto,
però non eccessivamente rispetto al mio incarnato, mi sembra che in questo momento ci stia come colore. Per quanto riguarda la palpebra mobile, all'inizio della palpebra mobile utilizzo questo colore qui, che è preso così sul pennello, e questo qui lo spiaccico proprio qui come punto luminoso. Vedete che luminosità questo colore ne ha. Nella parte centrale dell'occhio invece metto questo colore, lo prendo con le dita. Sono molto setosi come ombretti questi, almeno di questa palette. Questo qui invece lo appoggio qui nel centro con le dita. Qui si è formata la solita righettina, riprendo il pennello di prima, un po' di colore di questo chiaro, e lo trascino leggermente verso l'interno. Verso l'esterno, vedete che l'effetto riga si toglie ed esce la sfumatura. Nella parte esterna di questo look utilizzo questo colore opaco, che è il più scuro presente sulla palette. Guardo di sfumare i bordini, così di avere un effetto anche sfumatura. Qui c'ho una ciglia, vediamo se riesco a toglierla. Riprendo un po' del colore e lo riappoggio qui nella parte proprio per intensificare questa parte. Vedete che si intensifica perfettamente, mentre l'esterno dei bordini tento di sfumare il tutto. Vedete che dà un po' l'effetto di sfumatura, e questo sarebbe il primo look realizzato con questa palette. Nell'altro occhio, l'arcata sopraccigliare, volevo provare a farla con questo colore. Anche questo qui è un colore luminoso, però è chiaro, per cui volevo provare a fare l'arcata sopraccigliare, che forse su questa palette, per il mio tipo di incarnato, ci sono due colori da posizionare qui sopra nell'arcata sopraccigliare. Vedete che anche questo colore ci può stare, per cui vedete l'effetto un po' luminoso, ma niente di eccessivo. E anche con questo colore mi sembra che ci stia. Adesso nella piega volevo utilizzare questo colore qui. Questo invece è un opaco, preso sul pennello. Provo a sbattere un po' perché vedo molto, molto colore sul pennello. Lo stendo picchiettando così, così si è, in teoria, quando si ha il pennello pieno di prodotto, stendendolo così si evita di fare una macchia di colore. E poi parto a sfumare il tutto. Vedete che anche questo colore come piega non è niente male. È un po' diverso anche dai soliti colori, quindi aggiungo un altro po' proprio qui, che è il punto che quando il mio occhio sta così si perde un po' la sfumatura, per cui tendo a mettere un po' più di prodotto su questo punto, però l'effetto non è niente male. Vedete il risultato di queste due pieghe. Per quanto riguarda la palpebra mobile, all'inizio dell'occhio metto questo grigio qui, che è un luminoso, però non so quanta luminosità abbia. Vediamolo messo qui,
che forse ha più luminosità quello che ho intenzione di mettere al centro. Sì, vedete come luminosità, secondo me questo colore non ne ha molto. Mentre al centro con le dita prendo questa cialdina fatta così molto particolare, la prendo con le dita, questo sarebbe il colore, lo vedete anche da qui che è molto luminoso, vediamo anche sull'occhio se lascia quella bella luminosità, si vedete, è molto luminoso anche questo. Beh, qui all'inizio dell'occhio il discorso della riga non è molto molto presente, perché è un colore abbastanza scuretto quello che ho messo qui davanti, diciamo che è più luminoso quello che sto mettendo al centro. Adesso per finire il look sono indecisa, perché avevo quasi pensato di mettere lo stesso colore che mi vedete qui, però in questo caso volevo quasi quasi provare a concludere con questo colore uguale a questo che ho messo qui, per cui ci provo a riprendere questo colore qui e a metterlo qui alla fine. Se non mi piace, eventualmente ci aggiungo l'altro colore che vi ho mostrato. Ma come look ci può anche stare. È quasi un discorso di ripetere tutto un contorno sul grigio e di mettere al centro questo colore luminoso. Diciamo che il discorso ci piace. Ed ecco qui il risultato di questi due look realizzati con questa palette. I risultati vi devo dire che mi piacciono. Sono molto 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 contenta di questi risultati, di questa mini palette di Kiko. Molto belle le colorazioni, sono abbastanza luminose, almeno da questa parte, anche questo centrale è abbastanza luminoso, per cui molto interessante il risultato. Questo è il risultato visto un po' più da distante. Come mascara ho messo un po' di Size Up di Sephora. Come rossetto sono rimasta sempre nel marchio Kiko e ho utilizzato il numero 03 della collezione Festival Glow, quelli satinati più luminosi che avevano fatto, e questo sarebbe il risultato con il rossettino messo. Però molto molto interessante questa palettina di Kiko, veramente mi piace quello che sono riuscita ad ottenere, i risultati che sono riuscita ad ottenere, niente male. Ok, chiudo questa clip e vi faccio l'inizio e la fine di questo video, perché abbiamo già usato tutti gli ombretti. Ed eccomi qui per le conclusioni finali, e vi devo dire che questa palette è una piacevole sorpresa. Adesso vi faccio anche la foto degli swatch delle colorazioni. Dopo avervi fatto anche la foto degli swatch delle colorazioni, io continuo a dirvi che non mi sarei aspettato questo risultato da questa palettina. L'ho presa un po' così titubante nel scegliere che palettina prendere, ero un po' indecisa, però bello il risultato, perché tutti i due look che vi ho proposto per guardare come performano le varie colorazioni, devo dire che le varie colorazioni mi hanno veramente stupita. Anche l'arcata qui sopraccigliare fatta con questo e con questo, molto interessante il risultato. Poi anche questo luminoso, che è quello che ho su anche adesso, molto molto luminoso, però anche questo e questo che vi ho fatto il look nell'occhio sono risultati veramente molto molto luminosi.
L'opaco, questo più scuro, se si vuole più intensità, basta solo stratificarlo e si ha un risultato più profondo, per cui bello interessante il risultato di questa palettina. Ok, io vi saluto e ci vediamo, vi vedete anche riflessa qui nello specchio e forse ecco se la apro così non mi vedete più riflessa. Ok, io vi saluto e ci vediamo in un prossimo video.